Buonasera da Onda DG. In primo piano la pagina della sanità. Il neuropsichiatra infantile sarà sostituito. Parola della ASL Avezzano sul Mona L'Aquila. A breve il servizio riprenderà regolarmente dopo le proteste delle famiglie. Noi facciamo il punto nel servizio. C'è l'impegno dell'ASL Avezzano su Mona L'Aquila a garantire con regolarità il servizio di neuropsichiatria infantile nel distretto di Via Gorizia sul Mona. Dopo le proteste delle famiglie Peligni e la sollecitazione del Tribunale per i diritti del malato, che nei giorni scorsi aveva inviato una missiva alla direzione generale dell'azienda sanitaria, si va verso una risoluzione del problema affrontato ieri dal TDM, dal personale dell'ASL di Via Gorizia e dalle famiglie che hanno a carico ragazzi autistici. A Onda DG è Teresa Colizza, dirigente sanitario aziendale della ASL, ad annunciare l'impegno dell'azienda sanitaria alla sostituzione del neuropsichiatra che si è assentato per malattia e negli ultimi tempi veniva sostituito da una dottoressa che garantisce servizio ogni 15 giorni. Ci stiamo lavorando e mi adopererò più presto per assicurare tutte le attività, afferma Colizza, che intende risolvere il problema a stretto giro. Le famiglie Peligni sono state costrette a bussare alle porte del TDM per denunciare i numerosi problemi che ha comportato l'erogazione a singhiozzo del servizio, soprattutto nell'ambiente scolastico, dove, in riferimento al percorso didattico del minore, è necessario esibire una relazione medico-legale che non può essere rilasciata se le terapie non vengono effettuate con regolarità. Abbiamo riscontrato l'impegno della ASL in tal senso, conferma il responsabile del TDM Edoardo Facchini. Dall'azienda sanitaria ci hanno comunicato che provvederanno a individuare una figura che possa garantire con assiduità il servizio. Le famiglie Peligni già tirano un respiro di sollievo. Costituito il tavolo permanente con Comune Ance dell'Aquila e l'Ordine degli Architetti, arriva l'intesa dopo l'incontro di stamane a Palazzo San Francesco. Sentiamo di cosa si tratta. Proseguire il processo di interlocuzione e di confronto non solo per affrontare le problematiche, ma per individuare le soluzioni, con l'istituzione di un tavolo tecnico permanente. È quanto concordato dal sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, con i rappresentanti dell'Ordine degli Architetti della provincia dell'Aquila e con gli esponenti locali dell'Ance Costruttori Edili, incontrati questa mattina in due distinte riunioni che si sono succedute a Palazzo San Francesco. Ho trovato una grande disponibilità anche proprio di fornire un apporto concreto. Si costituirà un tavolo tecnico permanente su cui proprio cercheremo di affrontare e di trovare le giuste soluzioni ai problemi. Presenti ai due incontri, oltre al sindaco, l'assessore all'urbanistica Mariella Iommi, dirigenti comunali Katia Panella e Medeo Deramo. A rappresentare l'Ance erano presenti il vicepresidente Marco Di Rimacco, Gianni Cirillo e Antonio Angelone. La riunione si è svolta in un clima di cordialità e si è conclusa con l'impegno a collaborare nell'interesse della città, istituendo un tavolo di confronto per trovare modalità condivisa che possa creare sinergia con l'ente e le categorie interessate, ha tenuto a dichiarare il presidente dell'Ordine degli Architetti Provinciale, Edoardo Compagnone, presente insieme al suo vice Walter Emilio Pace, consiglieri Antonio Bolino e Antonio Del Boccio. E ora il campo 78 di Fonte d'Amore, Lance L'Aquila incalza il comune di Sulmona, forza con l'acquisizione del bene. A rischio il contributo di 30.000 euro. Accelerare le procedure per l'acquisizione dell'ex campo di prigionia 78 di Fonte d'Amore per consentire l'avvio dei lavori. Questo è l'appello dell'Ance L'Aquila, arrivato a margine di un sopralluogo tenuto nei giorni scorsi sulla struttura da parte dell'omonima associazione del comune di Sulmona e di una fondazione per il Morrone. Abbiamo bisogno di tempi certi per la realizzazione dell'intervento, altrimenti rischiamo di perdere il contributo messo a disposizione dall'Ance, esordito il vicepresidente Marco Tirimacco, ricordando che più di un anno fa l'Ance ha messo a disposizione un contributo di 30.000 euro per salvaguardare una delle più importanti testimonianze della Seconda Guerra Mondiale presenti sul territorio. All'incontro hanno partecipato Marco Telemacco, Marcello Cantelmi, Antonio Angelone e Sergio Palombizio, membri del Consiglio di Amministrazione di Ance L'Aquila, Alessio Capuro dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sulmona, Francesca Ianna Morelli, incaricata dal Comune di Sulmona per la redazione del piano di valorizzazione del campo, Francesca Santilli dello studio Giannantonio, Gaetano D'Amato in rappresentanza dei volontari delle frazioni e Giampaolo Tronca, presidente di una fondazione per il Morrone. E ora il piano sociale dell'ambito distrettuale Peligno da scrivere con i cittadini. Arriva l'open day per raccogliere proposte dal basso. Sentiamo meglio nel servizio.
Raccogliere le stanze dal basso per scrivere insieme con i cittadini il piano sociale di zona. Questo è l'obiettivo dell'Open Day, piano sociale distrettuale 2017-2018, nuovo strumento di intervento a livello territoriale che intende realizzare il sistema locale unitario integrato agli interventi e servizi sociali. Appuntamento per venerdì 24 febbraio dalle 15 alle 19 nella Lamagna del Liceo Mazzara. Il nuovo ambito sociale distrettuale numero 4 Peligno, che riunisce precedenti ambiti territoriali di Sulmona e della Valle Peligna, ha deliberato lo scorso 7 dicembre di avviare la formazione del piano sociale distrettuale 2017-2018, che dovrà completarsi entro il prossimo 31 marzo, alla luce delle significative novità riguardanti l'organizzazione dei servizi sociali in regione, in riferimento alla rimodulazione degli ambiti territoriali introdotta con l'approvazione del piano sociale regionale 2016-2018 da parte della regione Abruzzo. È una giornata di confronto e presenteremo ovviamente tutta la programmazione e come si svolgerà, e cercheremo di raccogliere dai cittadini e dalle associazioni interessate tutte le proposte che ci sono su questo nuovo piano regolatore dei servizi sociali, quindi accettando la sfida del PSR 2017-2018. Il programma prenderà il via alle 14.30 con le registrazioni dei partecipanti, a cui seguirà alle 15 la presentazione Open Day Piano Sociale Distrettuale 2017-2018 e l'illustrazione del profilo sociale locale. Alle 16 si attiveranno 4 distinti tavoli tematici di approfondimento che riguarderanno i minori, i giovani e la famiglia, gli anziani, l'invecchiamento attivo e la non autosufficienza, le persone con disabilità, la povertà e l'esclusione sociale. Alle 18 condivisione in plenaria. Noi cominceremo alle 14.30 presso, diciamolo, penso che poi lo annuncerà lei, Liceo Video, con l'apertura, diciamo, dei lavori alle 15, la registrazione. Qui saranno organizzati dei tavoli tematici che riguarderanno la famiglia, i minori, gli anziani, le persone con disabilità, la povertà e quindi il rischio di esclusione sociale, quindi, e gli anziani. E organizzati questi tavoli raccoglieremo quindi tutti quanti i bisogni che ci verranno proposti, previa illustrazione anche del profilo sociale territoriale della nostra zona, che noi abbiamo ovviamente studiato con gli esperti. E ora la cronaca con l'operazione Fenice. Solo un obbligo di firma per il 26enne di Sulmona, il riesame rigetta il ricorso della Procura della Repubblica. Il Tribunale di Riesame dell'Aquila rigetta il ricorso presentato dalla Procura della Repubblica di Sulmona a proposito dell'operazione denominata Fenice sul caso del 26enne di Sulmona EB, passato dal carcere di Via La Maccia all'obbligo di firma dopo l'alleggerimento della misura cautelare disposta dal GIP del Tribunale Peligno Marco Billi. Il PM Stefano Iafolla, titolare dell'inchiesta, aveva presentato ricorso a riesame dopo la decisione del giudice che aveva accolto la richiesta di scarcerazione presentata da Stefano Michelangelo, legale del giovane. Il ricorso è stato rigettato, nell'arco di un mese dovranno pervenire le motivazioni. A quel punto la Procura potrà decidere di ricorrere alla Corte di Cassazione o lasciare tutto com'è. Al momento il 26enne dovrà rispettare l'obbligo di firma, la misura cautelare disposta dal giudice Billi. L'operazione Fenice, riguardante il traffico illecito di droga e la tentata estorsione, conta in totale 19 indagati e 7 arrestati. 3 si trovano nel carcere di Via La Maccia e 3 agli arresti domiciliari. Un'altra persona è stata ristretta invece nel carcere di Regina Coeli. Intercettazioni telefoniche ambientali, servizi di osservazione e pedinamento hanno consentito ai carabinieri di Sulmona, nell'arco di 2 anni, di risalire ai presunti responsabili. Torna a riunirsi domani mattina alle 9 il Consiglio Comunale di Sulmona. Fra i punti all'ordine del giorno, un'interrogazione sul bimillenario ovidiano, i problemi dei trasporti urbani, un'interpellanza sulla funzionalità degli uffici pubblici. Fra gli altri punti è prevista anche la nomina dei rappresentanti del comune nell'assemblea dei rappresentanti degli enti e dei soggetti portatori di interessi dell'azienda pubblica di servizi alla persona, e un'interrogazione sulla COSELP, oltre che alla rimozione dei vincoli sulla cessione o locazione delle singole unità abitative e loro pertinenze. E ora ci spostiamo a Prato alla Peligna per parlare ancora una volta del cantiere aperto nel santuario della Madonna della Libera, perché il sindaco ha incontrato il titolare della ditta. Saranno lavori celeri ma fatti a regola d'arte.
I lavori saranno celeri, ma soprattutto a regola d'arte. Parola del sindaco di Prato Lapelini, Antonio De Crescentis, che a Onda di G interviene sul cantiere dei lavori aperto da 48 ore nel santuario della Madonna della Libera. Il primo cittadino incontrato nella giornata di ieri, il titolare della ditta di Castel di Sangro, che sta seguendo i lavori sull'edificio di culto, ferito dal sisma del 6 aprile 2009 e dagli ultimi terremoti del centro Italia, avvertiti anche nella vallata. Ottima notizia per Prato, l'avevamo, come dire, contato sulla delibera pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 9 2015, siamo arrivati finalmente a definizione grazie all'attivazione della sovrintendenza. Adesso stamattina ho avuto un incontro anche con il titolare della ditta, che mi ha assicurato che i lavori saranno celeri, ma soprattutto fatti a regola d'arte, come sanno regolarmente fare. Stiamo facendo in modo che, ho chiesto alla ditta di fare in modo che magari a maggio si possa fare questo mese mariano in tutta sicurezza e riaprire il santuario. Ci sono elementi tecnici che vanno considerati, vanno approfonditi, però intanto nei prossimi giorni seguiremo il cantiere come se fosse un cantiere del comune, anche se sapete benissimo, i telespettatori sanno che è un cantiere, una chiesa, quindi non afferisce alla competenza del sindaco, però come responsabile rappresentante di questa comunità, che mi onoro di fare ormai da 10 anni, sto seguendo i lavori direttamente perché è una cosa a cui tengo molto. Invece via Benedetto Croce è rimasta ostaggio di un cantiere, lì che cosa è successo, dove sta l'intoppo? Ma non c'è nessun intoppo, i lavori sono ripresi regolarmente ieri mattina, stanno andando velocemente, c'è stato un fermo cantiere che credo si sia registrato in tutto l'Abruzzo, perché le temperature e soprattutto le precipitazioni hanno fatto in modo che il cantiere non potesse essere riaperto in sicurezza, ma soprattutto con efficacia dei lavori. Adesso hanno cominciato, stanno facendo tutti quanti i passaggi pedonali, tra poco procederemo all'asfalto, sarà una strada che versava in condizioni pietose, che invece non solo sarà più decorosa, ma sarà anche più sicura, e anche con un parcheggio che non mancava, quindi è un'opera per noi molto importante che fa il paio poi con l'intervento che faremo a Palazzo Colella, perché l'intervento è di 650.000 euro circa, fondi FAS che abbiamo ottenuto con tanta fatica in questi 10 anni di amministrazione. Insomma, faremo anche un intervento importante realizzando un hub informativo turistico nell'appartamento finora non utilizzato di Palazzo Colella, con una messa in sicurezza anche del palazzo, quindi è un intervento che lascerà il segno per la nostra comunità. L'importo degli interventi è pari a 800.000 euro, arrivati grazie a una delibera CIPE. A disposizione ci sono anche 150.000 euro ottenuti alcuni anni fa grazie a un comitato spontaneo di cittadini e 250.000 euro stanziati con la legge Mangia, somma ottenuta dall'amministrazione De Crescentis. La prima fase dei lavori riguarderà il rafforzamento della volta del santuario. Il parroco, padre Renato Frappi, ha annunciato lo svolgimento della festa della Madonna della Libera, che cade nel mese di maggio, all'esterno. Una scuola costruita in 15 mesi, Raiano esempio della buona ricostruzione, premiato il lavoro di squadra, ha detto il sindaco Marco Moca, e noi sentiamo tutto nel servizio. Pronta a spalancare le sue porte, la scuola costruita in soli 15 mesi, un record di questi tempi, considerate le lungaggini burocratiche legate alla ricostruzione. Raiano prepara il conto alla rovescia per il taglio del nastro del nuovo plesso scolastico, in programma sabato 25 febbraio a partire dalle 10.30. Una grande festa attesa da tutta la comunità, che ha una scuola moderna, sicura e all'avanguardia. Beh, diciamo che Raiano è stato anche un esempio virtuoso, ha dato quasi, se così possiamo dire, uno schiaffo alla burocrazia, nel senso che la ricostruzione è stata veloce, no? C'è stata unione di intenti anche in tal senso. Beh, sicuramente è stato un grande lavoro di squadra, perché solo remando tutti dalla stessa parte si possono ottenere determinati risultati. La burocrazia c'è, cioè, fuori di dubbio, spesso si dice che di burocrazia si può morire. Noi ci siamo messi al lavoro tutti quanti insieme, amministrazione, struttura comunale, progettisti, l'ufficio SRC di Fossa, l'impresa ha lavorato alacremente. Faccio presente che tutto il fabbricato è iniziato il 2 novembre 2015, quindi in 15 mesi abbiamo realizzato questa nuova struttura. È stato un impegno considerevole, ce l'abbiamo fatta e applaudiamo tutti quelli che hanno fatto sì che questo sogno si trasformasse in realtà. Lei ha preferito, o meglio, l'amministrazione comunale di Raiano ha fatto una scelta, no? Di costruire una scuola ex novo anziché adeguare dal punto di vista sismico gli edifici scolastici esistenti. Beh, una scelta che conveniva, possiamo dire.
Sotto il duplice aspetto, uno quello della sicurezza, proprio dell'equipaggiamento sismico. Faccio presente che il fabbricato che noi abbiamo provveduto ad abbattere aveva un indice di vulnerabilità sismica che non raggiungeva lo 0,10, che non appena avuto l'esito appunto della perizia della vulnerabilità abbiamo provveduto a chiudere. Quindi pensare di adeguare un simile fabbricato fino al coefficiente 1 era pressoché impossibile, anche in termini proprio di economicità. Sarebbe stato proprio, forse non lo so quanto sarebbero serviti, ma sicuramente molto di più di quello che sono serviti per realizzare un nuovo plesso scolastico, che comunque parte con tutto quello previsto dalla nuova normativa, sia in termini di sicurezza che tutti quanti altri aspetti, a cominciare dagli impianti idrici, termici e anche di consumi. E l'appuntamento quindi per sabato? Assolutamente sì, sabato alle 10:30 tagliamo il nastro e da lunedì i nostri ragazzi prenderanno possesso del nuovo edificio, sperando che sia di buon auspicio anche per le nuove menti che studieranno in questo comprensorio, perché la scuola è quello che forgerà i ragazzi del domani. Ora torniamo a parlare del progetto SPRAR per i migranti. Casa Pound Sulmona Valle Perinia si schiera al fianco dei sindaci perplessi. Solidale con i sindaci del centro Abruzzo e contraria all'arrivo in massa dei migranti sul territorio. Questa è la posizione di Casa Pound Sulmona Valle Perinia sul progetto SPRAR presentato ieri dal prefetto dell'Aquila Giuseppe Linardi, che ha suscitato le perplessità della maggior parte dei sindaci del centro Abruzzo. Casa Pound, con il suo referente Giovanni Bartolomucci, è convinta che la Valle Peligna e le aree della Maiella, dove peraltro i clandestini sono presenti in gran numero, non possono permettersi ulteriori arrivi in ragione dello stato di crisi derivante dall'emergenza maltempo e sisma e dall'allarme sociale creato da alcuni episodi di criminalità che hanno visto protagonisti gli ospiti dei centri. La gestione dei progetti SPRAR, prosegue Bartolomucci, è stata recentemente oggetto di un'indagine da parte della Corte dei Conti, che ha rilevato come il mantenimento della rete di accoglienza abbia comportato un'enorme spesa di denaro pubblico, sottratti così alle politiche sociali rivolte agli italiani, spesso eccessiva rispetto alle finalità dichiarate. L'accoglienza dei clandestini si dimostra quindi un enorme affare per le associazioni, ma un peso insostenibile per i cittadini, che subiscono anche l'impatto sociale dell'arrivo dei clandestini sul territorio. Casa Pound invita i sindaci a tener duro e far valere le proprie ragioni verso il prefetto, in quanto l'accoglienza dei profughi, la maggior parte dei quali non possiede requisiti per ottenere l'asilo sul nostro territorio, non rappresenta in alcun modo una ricchezza, ma una fonte di preoccupazione per le nostre comunità già pesantemente gravate da tante difficoltà. È proprio sull'accoglienza dei migranti che si riaccende il dibattito nelle piazze sulmonesi. Noi sentiamo tutto nella nostra raccolta di opinioni. Si accende il dibattito nelle piazze sulmonesi a proposito dell'accoglienza dei migranti. La prefettura dell'Aquila mira a una distribuzione più equa e ragionata sul territorio provinciale con la gestione diretta dei sindaci, ma al riguardo i sulmonesi non mancano di rilevare perplessità e preoccupazioni. Solo un intervistato si è dichiarato favorevole a priori alla piena accoglienza dei migranti nel corso della nostra raccolta di opinioni. Dagli altri nessun no categorico, ma una serie di riflessioni. Ad onor del vero non sono a favore. Cioè, non per ragioni sociali, ma perché purtroppo già l'Italia è quella che è, la situazione economica è difficile e insomma loro creano un pochino di problemi. Ma io sono di parere positivo, anche perché insomma questi qui non è che siano venuti qui per una ragione illegale, insomma, sono delle persone come noi. E poi io non faccio differenza etnica neanche con il colore della pelle, per cui va bene così. Noi siamo cristiani e dobbiamo amare il prossimo, specialmente il prossimo che soffre, però io sarei di un'altra idea, di tassarci noi europei in base al reddito e aiutarli nei loro paesi di origine, creare là delle imprese, delle industrie, perché qui ci sono italiani che soffrono, che non arrivano a fine del mese, perciò prima dobbiamo aiutare nella nostra famiglia, dobbiamo aiutare i nostri figli, poi se abbiamo la possibilità aiutiamo anche i figli degli altri. Io vorrei limitare questo afflusso di immigrati. Insomma, ognuno è ben accetto nella nostra città.
però anche loro comunque devono stare al servizio della città, aiutando nei momenti di difficoltà anche sul Mona, come ogni paese d'Italia, insomma. Io sono d'accordo, aiutiamoli, facciamo di tutto, però così siamo in difficoltà sia noi che loro. Loro non sanno che fa, noi non sappiamo come aiutarli, perché non è che possiamo fare chissà che cosa. Quel poco che riusciamo a fare io lo faccio volentieri, ma per il resto... L'argomento genera preoccupazione in alcuni, mentre in altri un appello a un'integrazione più assidua attraverso la promozione di attività utili alla città, come quelle messe in campo dall'IPAB Casa Santa dell'Annunziata. Lo sport, test domenica scorsa a Vallelunga per il pilota sulmonese Cristian Micocchero in vista dell'inizio del prossimo campionato. Domenico Verlingerini in servizio. Il pilota sulmonese Cristian Micocchero del Motoclub Abruzzo si prepara alla nuova stagione. La scorsa domenica ha svolto un test all'autodromo romano di Vallelunga per provare la sua Yamaha R1 dopo il restyling effettuato in vista del campionato italiano che lo vedrà protagonista ancora nel trofeo Bridgestone. La moto è stata curata nei minimi dettagli da Corrado Tuzzi, ex pilota del Moto Mondiale 500 degli anni 80. Per la moto sicuramente è stato un test superato brillantemente, perché appunto avevamo appena revisionato il motore quest'inverno e fino a che non si mette alla prova il lavoro si sta sempre un po' con il patema d'animo. Invece la moto ha risposto perfettamente e l'ho fatto personalmente in rodaggio al motore, perché appunto questo è un motore molto spinto con degli accoppiamenti molto serrati e a mio avviso avrebbe avuto bisogno anche di un periodo maggiore di rodaggio, però purtroppo fare il rodaggio a una moto a competizione non è semplice, perché su strada non può girare, le piste purtroppo sono lontane e costose e quindi bisogna cercare di ridurre i tempi al minimo indispensabile. Soddisfatto della prova di Vallelunga, Cristian Micocchero. Sono molto fiducioso per quest'anno, perché mi sono sentito subito bene con la moto già dai primi giri, cosa che gli altri anni non... mi ci voleva qualche uscita in più, diciamo, qualche prova in più per riprendere la condizione. Invece adesso sembra che non mi sono mai fermato quest'inverno e quindi questa cosa, diciamo che per il campionato va a mio vantaggio, perché diciamo va sempre migliorando e si spera appunto che durante l'anno arrivo in una condizione ottimale per poter battagliare per la vittoria delle gare, insomma. La scorsa domenica ha riservato purtroppo anche un triste episodio per uno schianto mortale costato la vita al pilota romagnolo Stefano Togni di 31 anni. Una tragedia vissuta in diretta da Micocchero. Dopo i primi due turni di prove, subito dopo la pausa pranzo, questo ragazzo, che tra l'altro aveva la mia stessa moto, ha avuto un incidente e ora non c'è più, e di conseguenza hanno chiuso l'autodromo, è arrivato l'elisoccorso. Infatti appunto per questo io, diciamo, ho potuto girare poco. Era un ragazzo che conoscevi? Non lo conoscevo benissimo, però qualche volta ci ho parlato, correvamo insieme in minimoto, abbiamo fatto una stagione nel 2008-2009 insieme. E poi comunque era un ragazzo anche lui giovane, ha lasciato una moglie con una bambina piccola. Prima dell'inizio del campionato previsto per il 7 maggio a Misano, il pilota sulmonese sosterrà l'ultimo test il 19 marzo agli internazionali di velocità all'autodromo Umbro di Magione. È una specie di gara test di allenamento che facciamo per, appunto, come ultima verifica moto pilota. Ci preparerà poi l'appuntamento vero e proprio, che sarà quello della prima gara di campionato, che ci sarà a maggio. Cristian Micocchero si appresta così alla nuova avventura con gli sponsor vecchi e nuovi che lo accompagneranno nelle piste più prestigiose d'Italia. Voglio ringraziare tutti quanti che nel più nel meno mi hanno dato tutti una mano, e poi va bene Corrado appunto per tutto il lavoro che fa durante l'anno per me. E anche questa sera arriva il momento della buona notizia. Avvicinare giovani studenti alla realtà internazionale nel complesso delle sue sfaccettature, ponendo la mobilità didattica come elemento fondamentale per la crescita e l'incremento delle competenze, fungendo da catalizzatore per una scelta universitaria e professionale consapevole e matura. Questa è la mission del progetto Studenti Ambasciatori delle Nazioni Unite, che permetterà a una quindicina di studenti del liceo linguistico Vico di Sulmona e dell'istituto Patini di Castel di Sangro di volare a New York nella sede dell'ONU. Gli studenti, in qualità di delegati, dovranno rivestire il ruolo non solo di diplomatico ma anche
di giurista, economista ed esperto di relazioni internazionali, dove aver seguito una formazione ad hoc. Un'esperienza che avrà luogo dal 17 al 25 marzo, ma prima, il 2 marzo, gli studenti saranno a Roma per la prova generale della simulazione che si terrà direttamente a Palazzo Montecitorio. Allora, come preparazione abbiamo fatto diversi corsi di inglese, geopolitica e relazioni internazionali tra i vari stati, poi noi rappresentavamo l'Iran e la Georgia, quindi ci siamo concentrati maggiormente su quegli stati. Uno di noi ha avuto delle, sono state assegnate delle tematiche da trattare e quindi comunque faremo proprio parte dell'assemblea generale e rappresenteremo i rispettivi stati, o l'Iran o la Georgia. I fortunati e meritevoli studenti che brillano in lingua inglese, dal momento che quella sarà la lingua ufficiale, sono stati ricevuti stamattina dal sindaco Anna Maria Casini su invito della preside del polo umanistico Caterina Fantauzzi. Con loro anche il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso e il dirigente scolastico Cinzia D'Altorio. I ragazzi oggi, proprio per avere successo, devono poter affrontare proprio da un punto di vista cognitivo proprio un'esperienza del genere e riportare nel nostro territorio quelle competenze che sono necessarie perché anche sul Mona, Castel di Sangro, la nostra area, possano tornare a svilupparsi. Ma l'augurio è di portare quella che è oramai è un grado di esperienza di civiltà occidentale, di esperienze di comunità anche diciamo relativa a zone interne, ma anche di riportare nel nostro territorio quelle che sono anche le esperienze che si vanno a confrontare, a raccogliere con civiltà a noi spesso magari distante. Conta tantissimo perché l'istituto, già aperto alle esperienze internazionali attraverso i progetti Erasmus, ora fa un passo avanti uscendo dall'Unione Europea con un progetto di qualità, di alta formazione che permetterà a tutti gli studenti partecipanti di vivere un'esperienza indimenticabile. Un'esperienza importantissima che stanno vivendo gli studenti del liceo linguistico e del liceo classico. È un'esperienza che si svolge in alternanza scuola-lavoro e consentirà agli studenti di acquisire tante competenze linguistiche, relazionali, ma soprattutto le competenze di cittadinanza. È tutto, alle 21 vi ricordo Diario di Bordo, alle 21.30 non perdete l'appuntamento settimanale con la rubrica sociale Un Occhio per Tutti. Onda Digi torna domani, grazie per essere stati con noi, a tutti una buona serata.